Se sei tra quelli che pensano che far ginnastica per le braccia significhi solo gonfiare i bicipiti, ripensaci. I tricipiti occupano i 2/3 della muscolatura delle tue braccia. Se perciò vuoi imbracciare le tue armi e farti bei muscoli, devi lavorare duro sui tricipiti. Eccoti perciò 8 esercizi che ti aiuteranno ad ottenere risultati eccellenti in pochissimo tempo. Ma dovrai sudare 7 camicie. Preparati. Kickback per i tricipiti. Per questo esercizio ti basteranno un paio di manubri e una superficie piana e puoi già metterti all'opera. Mettiti in ginocchio con un manubrio in ciascuna mano e china i fianchi leggermente in avanti. Metti le braccia un po' indietro per farle stare parallele al pavimento, con i gomiti piegati ad angolo retto. Ora distendi le braccia spostando i manubri all'indietro e in avanti. Sentirai subito i tricipiti particolarmente sotto pressione. Resta in posizione per un paio di secondi, poi riporta il braccio destro alla posizione di partenza, mentre sentirai il sinistro ancora in tensione mentre regge il peso. Dopo qualche secondo ancora, riporta in posizione di riposo anche il braccio sinistro. Nella serie successiva, ripeti il tutto, stavolta riposando prima il braccio sinistro. Fai 3 serie di 5 ripetizioni, sempre alternando le braccia, e altre 5 ripetizioni facendo lavorare le braccia simultaneamente senza intervalli. Flessioni a mani unite. Le flessioni fanno miracoli per le braccia e i pettorali, ma c'è un trucchetto per renderle ancora più efficaci e concentrarsi sui tricipiti. Posiziona le mani più vicine possibile prima di cominciare le flessioni. Sentirai che sforzo per i tricipiti. Mettiti dunque in classica posizione da flessioni e avvicina le mani, più o meno all'altezza del petto, con i pollici che si toccano. Tendi per bene i muscoli addominali e i glutei, mantenendo la schiena perfettamente dritta. Ora piega i gomiti a 45 gradi mentre ti abbassi lentamente verso il pavimento. È molto importante che i gomiti siano sempre vicinissimi al busto e non si allarghino verso i fianchi. Resta in posizione per qualche secondo, poi tirati su spingendo sulle braccia e torna in posizione iniziale. Fai 3 serie di 7-10 flessioni senza intervalli tra di loro. Pressa francese. Ecco un esercizio basilare per definire al massimo i tricipiti. Si tratta infatti di un esercizio specifico per questi muscoli. Tra l'altro, stando sdraiati, si metterà ancora più pressione sui muscoli, venendo a mancare loro anche l'inerzia del movimento. Comincia assicurandoti che i tuoi piedi siano ben aderenti al pavimento e che i muscoli dell'addome e dei glutei siano ben tesi. Afferra saldamente il bilanciere tenendolo sopra la testa, con le braccia ben distese e perpendicolari al pavimento. A questo punto, mantenendo ferme le braccia, muovi il bilanciere verso il viso solo flettendo i gomiti. Inspira a fondo mentre compi il movimento. Fai una pausa quando il bilanciere è sopra la tua fronte, poi spingi in su in posizione iniziale, distendendo le braccia ed espirando. Fai 3 serie da 10 o 12 ripetizioni ciascuna senza alcun intervallo. Ehi, mi raccomando, assicurati che il bilanciere non sia troppo pesante. La sicurezza prima di tutto, ok? Estensioni con la corda. Comincia col sistemare una corda su una puleggia bassa, selezionando un peso giusto per te. Afferra la corda con le mani e voltati, dando la schiena alla corda. Metti le mani dietro al collo, con i gomiti puntati verso l'alto. Per una maggiore stabilità, prova a chinarti leggermente in avanti. Mantenendo le braccia in questa posizione, distendile flettendo i gomiti, mentre nel frattempo sollevi la corda con le mani fin sopra la testa. Ricorda di comprimere i tricipiti quando finisci il movimento. Dopodiché, torna lentamente in posizione di partenza. Fai 3 serie di 10 o 12 ripetizioni ciascuna. Pressa con manubrio. Questo è un esercizio perfetto, perché non permetterà alle spalle e alla schiena di sostenere il lavoro dei tricipiti, massimizzando così i risultati. Sdraiati su una panca con i piedi ben aderenti al pavimento, un manubrio in ciascuna mano e i palmi delle mani rivolti verso l'esterno. Mantieni tesi gli addominali e la schiena dritta, poi solleva i manubri verso il centro del tuo torace. Attenzione, le braccia devono mantenersi leggermente divaricate, con i gomiti puntati all'infuori.
abbassa lentamente i pesi finché arrivano a toccare la parte alta del tuo petto. Non muovere mai le braccia e non poggiare i manubri sul petto. Praticamente senza pausa, dovrai subito risollevare i pesi e mantenerli in posizione di partenza per qualche secondo. Quando abbassi i manubri, fallo almeno due volte più lentamente di quando li sollevi. Fai tre serie di 10 o 12 ripetizioni ciascuna, senza intervalli. Piegamenti. Quando esegui questo esercizio, dovrai sollevare tutto il peso del tuo corpo spingendo con i tricipiti in modo molto più intenso. Sollevati sopra le parallele in modo che il busto sia perpendicolare al pavimento. Dovrai restare in questa posizione per l'intera durata dell'esercizio, perché se ti pieghi in avanti, a lavorare saranno spalle e pettorali, non i tricipiti. Piega le gambe e le ginocchia e incrocia le caviglie. Ora, lentamente ma con decisione, abbassati finché le spalle siano al di sotto dei gomiti. Poi sollevati di nuovo in su, tendendo per bene i gomiti, ma non serrarli troppo. Fai tre serie da 8 ripetizioni ciascuna, con 60 o 90 secondi di riposo tra ogni serie. Spinte in basso. Usa un bilanciere fisso per avere una presa ben salda con le mani, palmi rivolti verso il basso. Fai qualche passo per allontanarti dal macchinario e china leggermente in avanti il busto con le braccia molto vicine al corpo e perpendicolari al pavimento. Punta gli avambracci verso il bilanciere, tendi al massimo i tricipiti e spingi in giù il bilanciere finché le braccia sono distese perfettamente perpendicolari al pavimento e il bilanciere sfiori la parte alta delle cosce. Poi solleva lentamente il bilanciere verso la posizione di partenza. È di fondamentale importanza allontanarti dal macchinario, perché altrimenti comprometterai di molto la tua libertà di movimento e l'esercizio perderà gran parte della sua efficacia. Fai 3 serie e 12 ripetizioni ciascuna, con 60 o 90 secondi di pausa tra ogni serie. Sollevamenti su panca con bilanciere. Questo è un esercizio solitamente molto efficace per allenare i pettorali, ma con una presa leggermente diversa del bilanciere saranno i tuoi tricipiti a sobbarcarsi lo sforzo. Sdraiati sulla panca e solleva il bilanciere sul tuo petto, serrando le braccia. Devi mantenere le mani solo leggermente separate tra di loro sul bilanciere. Fai un bel respiro e abbassa il bilanciere fin sul petto. Mantieni i gomiti più vicino possibile al busto per tutto il tempo. Questo farà lavorare al massimo i tricipiti. Dopo qualche istante, solleva di nuovo il bilanciere verso l'alto, tendendo bene i tricipiti. Resta così per un paio di secondi, poi abbassa nuovamente il bilanciere. Devi abbassare il bilanciere due volte più lentamente di quando lo sollevi. Fai 4 serie, di 6, 6, 8 e 10 ripetizioni rispettivamente, con 60-90 secondi di pausa tra ciascuna serie. Per ottenere i risultati migliori dai tuoi allenamenti e in un tempo più rapido, è importantissimo non fare alcuni gravi errori di posizione. Assicurati di non allargare mai i gomiti, altrimenti saranno i pettorali a fare la maggior parte del lavoro, vale a dire che allenerai i pettorali anziché i tricipiti. Stai quindi sempre attento a tenere vicini al corpo i gomiti quando sollevi o abbassi i pesi. Non mettere le mani troppo vicine l'una all'altra quando esegui gli esercizi di sollevamento. È vero che bisogna avere una presa a mani quasi unite, ma molti a volte tendono a esagerare. Oltre a rendere inefficace l'esercizio, una presa troppo ravvicinata può anche causare infortuni. Si perde stabilità sul bilanciere, specie se troppo pesante. E non devo nemmeno farti immaginare quanto grave sia il pericolo in questo caso. Inoltre puoi stirare i tendini, oppure farti male ai polsi o ai gomiti. La cosa peggiore che puoi fare è iniziare ad allenare i tricipiti facendo solo degli esercizi singoli. Come sempre quando ci si allena, bisogna prima fare un riscaldamento, soprattutto delle articolazioni dei gomiti, magari con un po' di flessioni libere, e solo dopo potrai cominciare gli esercizi. Concentrati sugli esercizi di sollevamento sulla testa e con le mani all'indietro. I primi sono importanti perché per far lavorare al massimo i tricipiti bisogna fare più esercizi
passi possibile che portino le braccia a distendersi sopra la testa. I secondi sono invece importanti perché allenano la parte mediana dei tricipiti, altrimenti spesso trascurata. È vero che si tratta della zona più piccola del tricipite, ma non vuol dire che sia meno importante. Si tratta, tra l'altro, della zona del tricipite che stabilizza il gomito. Non trascurarli mai, quindi, e fai almeno un paio di esercizi in cui afferri il bilanciere con le mani rivolte all'indietro. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Ti sei divertito? Conosci qualche altro esercizio efficace per dei bei tricipiti in forma? Fatti sentire nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con i tuoi amici. Aspetta, non andare via ancora. Abbiamo più di 2000 video altrettanto interessanti pronti per te. Dovrai solo sceglierne uno a sinistra o a destra, cliccarci su e buon divertimento. Unisciti a Il Lato Positivo.